In particolare con Ada Marchesini Gobetti, una donna straordinaria, di grande dolcezza ed incredibile energia. Era buona, coraggiosa e generosa. In casa sua poteva trovare rifugio sempre, si poteva trovare rifugio sempre, a qualsiasi ora, in qualsiasi situazione. Aveva la forza fisica e morale di 10.000 vite. Era sempre pacata, non mostrava mai di aver paura né di avere i nervi scossi, era minuta e vigorosa. Con gli occhi penetranti, ma pronti al sorriso, aveva un fisico comune, né alta né bassa, né giovane né anziana. Per sua fortuna, un aspetto che non attirava l'attenzione. Non presentava caratteristiche che potessero contraddistinguerla al primo colpo d'occhio. Occorreva parlarle perché il suo sguardo si accendesse. Sapevamo che la battaglia in città e montagna era la sola da prevedere per tempo, che la gente era disanimata, discontinua e andava preparata. Avevo informato Ada dell'accoglienza e della solidarietà delle nostre valli, della preziosa rete di assistenza e così racconta come Ada dall'inizio abbia collaborato al salvataggio degli ebrei, all'accoglienza e all'organizzazione delle prime bande partigiane a Valle di Susa. Lei poi ebbe proprio dei meriti militari, fu decorata di medaglie d'argento e finì dopo la guerra con il grado di maggiore dell'esercito di liberazione e sono pochissime le donne che hanno ricevuto gradi militari alla fine della guerra di liberazione, senza aver mai sparato un colpo, ma perché ha fatto opera di collegamento, è stata attraversato le Alpi per andare a fare delle missioni presso la resistenza francese, imprese difficilissime e quindi questi meriti sono stati riconosciuti nella motivazione di questa medaglia. Però un altro testimone, se non vi annoia troppo, ditemelo se volete, posso mandare avanti, un altro testimone, Massimo Mila. E aggiunge alle cose che Ada dice nel diario partigiano, questo libro di cui vi ho parlato Gianni, quindi questa cronaca giorno per giorno della sua resistenza a Torino nelle valli, a Torino nelle valli, su e giù, in bicicletta e a piedi, con i treni rotti e con i bombardamenti che cadevano sui treni, quindi in condizioni veramente non facilmente credibili per noi e che Ada riferisce con la più grande naturalezza, come se fossero le cose più normali di questo mondo. E ecco, cosa aggiunge Massimo Mila dopo aver letto il diario partigiano, al quadro che il diario ci restituisce? Allora, non c'è specialista che valga a delimitare l'attività di una persona così indemoniata, la definisce indemoniata. L'atmosfera convulsa della clandestinità cittadina, le spossanti fatiche del partigianato d'alta montagna, i sospettosi appuntamenti ai capolinea dei tram e le marce notturne con gli sci sui ghiacciai dell'Ambin, la baraonda dell'alloggio di via Favro, casa sua, pazzesco quartier generale del gellismo torinese, le delusive esperienze della diplomazia partigiana in Francia e insieme alla febbre cospirativa, insieme all'asprezza della vera e propria reazione di guerra, le mille piccole scomodità dello sfollamento e della vita quotidiana di una normale famiglia di lavoratori. Professoressa lei, radiotecnico lui, durante il periodo delle tessere annonarie, della borsa nera, del coprifuoco, dei bombardamenti, dei viaggi in carro bestiame, del lasciapassare, dei bilingui e di tutti quegli altri accidenti che hanno deliziato la vita anche dei più innocui cittadini in quegli anni. Sì, perché era questa la realtà. Il diario del partigiano ci restituisce questa banalità della vita quotidiana, perché bisognava pur campare, pur vivere giorno per giorno, lavorare e mantenere, anzi, più si manteneva l'aspetto della normalità, più si passava inosservati e al tempo stesso si preparavano lezioni, collegamenti, l'organizzazione politica.
Perché la singolarità principale delle vicende narrate in questo libro sta nel mantenimento di un bizzarro e strettissimo nucleo familiare in seno ad avvenimenti che fanno di questa famigliuola di intellettuali, madre, figlio e padrigno, un covo di terroristi e, come dicevano allora, di banditi. Anche in calzoni, con lo stemma a tracolla e la borsetta piena di bombe a mano, Ada resta sempre una madre di famiglia, con due uomini da accudire. E il suo segreto, il suo stile, sta nella più pacata normalità di contegno in mezzo allo sconvolgimento di fatti enormi ed eccezionali. Un esempio fra mille che dà il tono di questa singolare famiglia. Una sera Ada ritorna a Meana da Torino col solito treno degli sfollati. In casa c'è solo il marito, intento a bollire patate e pelarle. In quella famiglia di geniali umanisti, egli rappresenta la precisione della tecnica, l'uomo Faber. E lo si vede per lo più intento escogitare con gemmi esplosivi. Dov'è Paolo? È andato a far saltare certi pali dell'alta tensione. Torna subito. I due coniugi si mettono a tavola. L'aria della sera è lacerata dal rimbombo di un'esplosione. I due si scambiano un'occhiata e continuano a mangiare le patate lesse. Di lì a un po' arriva il figlio, un po' seccato perché l'esplosione non è andata proprio come si voleva e senza altri commenti siede a tavola anche lui intorno alle casalinghe patate lesse. Ma questo figlio dinamitardo che fa saltare ponti e deragliare treni, quando dovrà allontanarsi dalla fida Valsusa e entrare in banda nella Germanasca, la madre l'accompagnerà ansiosa fin là. Proprio come certi figli unici che la mamma li accompagna in caserma e li consegna pari pari al sergente di giornata. E quando un tremendo rastrellamento butterà per aria il dispositivo militare della Germanasca e di là non arriveranno più se non rotte e confuse notizie di sventure e di morte, lei se lo andrà a cercare, trepidante e addolorata, e si aggirerà sbigottita per quelle valli, povera mater dolorosa anche lei. Come tutte le altre, come le madri normali che nella borsetta nascondono solo un po' di burro della borsa nera e che non si sognano di andare in giro la notte a far saltare ponti o ad appiccicare manifestini dappertutto, dalla porta della chiesa alla porta del postribolo. Questo, tra virgolette, è una citazione da. Già, perché c'è in Ada, insieme a tutto il resto, una vena di monelleria che ha bisogno di manifestarsi in certe iniziative private ed estemporanee. Non contemplate affatto dalla disciplina cospirativa della resistenza. Per esempio, questa professoressa porta sempre con sé un pezzetto di gesso per scrivere sui muri Viva l'Italia libera e abbasso il fascismo. Così, a un tempo perso, quando le capita per caso di trovarsi in strada nelle ore di coprifuoco e la città è deserta, cosa che credo nessun esponente della resistenza abbia mai sentito bisogno di fare. Ecco, questo mi sembra un ritratto dall'esterno, è un complemento anche, ma è un commento perfetto del rapporto fra quotidiano e, no, e la normalità e la straordinarietà, e al tempo stesso una sensibilissima spia sul sentimento che lega Ada a Paola, figlio Paolo, perché questa sua trepidazione quando non ha più notizie, o anche questo sobbarcarsi la traversata durissima delle Alpi, del Passo dell'Orso, 3.000 metri, ghiacciai, tedeschi che sparano dall'altra parte, eccetera. Quando Paolo con i suoi compagni passa in Francia, e lei va e svolge attività di collegamento perfettamente giustificate e proficue. Che altro è se non voler ripetere l'errore di non aver accompagnato Piero a Parigi quando era andato nel 26? È esattamente la stessa cosa. Lei è disposta anche a morire in quella traversata, cosa che poteva benissimo accadere, ma non vuole più rimproverarsi di aver lasciato solo Paolo, come aveva lasciato Piero. Questo è diciamo, si chiude con questo, la seconda fase della storia di Ada, perfettamente coerente, come potete benissimo capire, con la prima fase, solo che è una elaborazione e una estrinsecazione della forza che aveva,
faticosamente raggiunto in quella prima fase. E poi arriva la terza, che ovviamente è molto più libera, molto più facile in qualche modo, è più alla luce del sole, ormai lei alla liberazione di Torino è la vice sindaco, e c'è una cosa molto bella sulla, proprio sulla liberazione di Torino, vediamo se riesco a trovarla. Ecco.